Aspergimi, Signore, con l'issopo e sarò purificato. Lavami, Signore, e sarà più bianco della neve. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio. Quanti saranno raggiunti di quest'acqua saranno purificati e canteranno Alleluia. Acque i vostri peccati e diventerete più bianchi della neve. Portate i peccati delle vostre famiglie che gridano vendetta al cospetto di Dio. Portate i peccati degli avi ancora non rimessi, perché attraverso il vostro dolore e l'immersione nell'acqua della penitenza ricevano la misericordia del Signore. Scendete tutte alle acque del Giordano. Sì, Signore, noi ci immergiamo nelle acque del Giordano questa mattina. Lì troveremo non tanto Giovanni quanto Cristo, Signore. Egli è lavato. L'acqua di Dio scende su di lui, ma lui è il capo dell'umanità peccatrice. E in lui i peccati del mondo vengono rimessi. O Gesù, vogliamo unirci a te, che sei nelle acque del Giordano. Vogliamo lasciarci purificare. La tua forza divina ci purifica, la tua forza divina permea le acque e noi siamo purificati dei nostri peccati. Purificaci, Signore, nella mente e nel cuore, nell'anima e nel corpo. Signore Gesù, purifica le nostre famiglie, purifica tutto l'albero genealogico, tutti i peccati del mio albero genealogico. Purifica, Signore, il mio ambiente. Signore, tu che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli l'iniquità della terra, io mi unisco a te e porto a te tutta l'iniquità delle mie famiglie, dei miei avi, perché tutti siamo purificati nella tua grazia. Signore, sia questo un momento di purificazione dell'anima mia, della mia famiglia. Sia un momento di purificazione per tutti. Signore Gesù, la tua grazia trionfi su di me. Un canto per esprimere questo momento di purificazione. Siamo nelle acque del Giordano insieme con Gesù. In questo momento Gesù è il capo dell'umanità peccatrice. Stringiamoci a Lui. In Lui siamo battezzati. Rinnovi in noi, Signore, la grazia del battesimo, del battesimo di acqua e di Spirito Santo. Rinnova questa grazia, Signore, perché tutti possiamo essere purificati. Purifica le mie labbra, purifica.
Padre, che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire il sangue e l'acqua viva che porta la salute al mondo, purifica il tuo popolo, Signore. Purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita. Purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che delle acque del battesimo ci fai riemergere come creature nuove. Purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa e la battesi nell'acqua che purifica e dà la vita. Ravviva in questo giorno la grazia del battesimo e facci riemergere a creature nuove, perché possiamo celebrare le tue lodi. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Dio ha mandato il suo Figlio, nato da donna, perché noi ricevessimo la dignità di figli adottivi. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Dio onnipotente ed eterno, che nel Natale del Redentore hai fatto di noi una nuova creatura, trasformaci nel Cristo tuo Figlio, che ha congiunto per sempre a sé la nostra umanità, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora una delle discussioni tra i discepoli di Giovanni.
Giovanni rispose: nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stato dato dal cielo. Voi mi siete testimoni che ho detto: non sono io il Cristo, ma io sono stato mandato innanzi a Lui. Lo sposo che è presente l'ascolta, esulta di gioia la voce dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta, egli deve crescere. Proclamato, ci presenta Gesù che incomincia a battezzare. Dopo aver ricevuto il battesimo, Gesù battezza con i suoi discepoli. È un nuovo battesimo, il battesimo di grazia. Giovanni, quando gli viene riferito che Gesù battezza, non reagisce se non dichiarando la verità: io ho preparato, ma adesso il vero battezzatore è venuto. Nessuno può prendere qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Gesù è disceso dal cielo. Non sono io il Cristo, ma c'è uno in mezzo a voi che è il Cristo. Questo io vi dicevo. E adesso io vedo questo Cristo in mezzo a voi. Ed io, Giovanni, che sono il suo amico, che sono l'amico dello sposo, non posso che gioire quando vedo la sposa andare incontro allo sposo per essere purificata. Ormai io devo diminuire e lui crescere. Il regno di Dio è venuto. Com'è bello questo tratto del Vangelo. Gesù battezza, ma è lo sposo che battezza la sposa. Qui abbiamo il sapore nuziale del battesimo che tante volte noi disattendiamo. Il battesimo che è purificazione, illuminazione, unione. Tante volte ci fermiamo al primo aspetto del battesimo, che è la purificazione. Ma il battesimo non è soltanto purificazione, non è soltanto liberazione dal dominio del maligno o liberazione dal peccato. Questo è il primo aspetto del battesimo, è come l'uscita della sposa dalla casa paterna, che si immerge prima nel bagno per essere purificata
prima di essere condotta vestita di bianco nella casa dello sposo. Ed è qui la sposa che prima di congiungersi allo sposo, uscita dalla casa del peccato, entra nella casa della vita, la casa dello sposo, ma passa attraverso il grande bagno di purificazione e viene vestita di bianco per essere presentato allo sposo. Ma appena entra nella casa dello sposo, la sua vita si illumina. Il battesimo è illuminazione. Nella scrittura del Nuovo Testamento viene chiamata illuminazione. Voi che siete stati illuminati, voi che avete ricevuto le primizie dell'esperienza dello Spirito. E Paolo, o meglio l'autore, alla lettera agli Ebrei, nel capitolo 6, che parla di questa illuminazione. Ma il battesimo è unione vitale a Cristo, è unione nuziale a Cristo lo sposo. I padri sottolineano questo aspetto del battesimo, che chiamano le nozze con l'agnello divino, le nozze con lo sposo divino. È in queste nozze che viene comunicata la vita nuova, un nuovo stato in Cristo Gesù, la sposa che prende un nuovo nome e cognome, ormai è entrata nella casa dello sposo e appartenenti allo sposo, ha preso il cognome dello sposo, vive dei beni dello sposo, è pronta ad essere tutta dello sposo. E questo carattere nuziale che spesso noi dimentichiamo. I padri sottolineano questo aspetto nuziale, come vi dicevo. Nel sacramento del battesimo anticamente c'era anche l'altro sacramento della confermazione e c'era anche l'altro sacramento dell'Eucaristia nello stesso giorno. Tuttora nella Chiesa greca i tre sacramenti vengono amministrati insieme. Sono tre momenti di questa unione della sposa con lo sposo. C'è l'ingresso dello sposo, della sposa nella casa dello sposo. Noi siamo innestati nella famiglia divina, diventiamo nello sposo figli del padre, prendiamo il cognome dello sposo, siamo figli di Dio, siamo di Gesù. E poi c'è il dono dell'amore nella confermazione, il dono dell'amore. Gesù ci dona lo spirito dell'amore. E poi nell'Eucaristia c'è l'unione corporea tra lo sposo e la sposa. Qui ci troviamo di fronte al mistero della nostra vocazione in Cristo Gesù. Noi siamo uniti, diventiamo una cosa sola con Lui, con la famiglia divina. In Cristo Gesù riceviamo il dono dell'amore. In Cristo Gesù c'è la ierogamia, cioè l'unione tra il corpo dello sposo e il corpo della sposa. E questo aspetto vitale che dobbiamo considerare è questo aspetto divino che dobbiamo considerare nel sacramento dell'iniziazione cristiana, che comincia con il battesimo, termina con l'Eucaristia. Fratelli e sorelle, quanto fa pena
che questo sacramento del battesimo sia amministrata nell'incuria della comunità cristiana. Vengono pochi parenti, pochi amici, distratti, e si compie il rito più grande per l'uomo. Si rinasce a vita nuova, la vita divina viene innestata nell'uomo. Eppure la comunità cristiana non percepisce quanto avviene. Anticamente il battesimo veniva amministrato solennemente soltanto nella notte di Pasqua, e tutta la comunità cristiana era presente. Quaranta giorni di preparazione immediata dei catecumeni prima di accedere al battesimo, quanti riti di purificazione venivano praticati prima di ammettere al battesimo, e quando veniva l'ora i battezzandi riuniti proprio nella notte di Pasqua venivano invitati a lasciare le vesti usuali e poi si immergevano nelle acque riscaldate. Guardavano ancora una volta ad occidente, salutavano il mondo da cui erano venuti e volgevano lo sguardo ad oriente quando il vescovo pronunciava la formula del battesimo e uscivano dalle acque. I diaconi e le diaconesse aiutavano i battezzati a vestirsi delle vesti bianche. Ormai l'Occidente, il mondo del peccato, era dietro le loro spalle. Adesso era la luce, e accompagnati con le luci accese entravano nella sala dove il vescovo attendeva per dare l'olio della confermazione e invocare lo Spirito Santo su di loro, e poi entravano in chiesa e là si celebrava l'Eucaristia. E tutti si avvicinavano a ricevere l'Eucaristia. Era il momento solenne dell'anno. Tutta la comunità cristiana viveva intensamente questo mistero e rinnovava anch'essa, proprio nel Sabato Santo, il proprio battesimo, rinunziando anch'essa ancora una volta per verificare il battesimo ai tre grandi nemici e ripetendo la formula del credo di adesione intima al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E c'era gran festa. Oggi il rito del battesimo purtroppo non è vissuto, e quello che è peggio, non viene seguita la vita del battezzato. Cioè abbiamo banalizzato tutto, non abbiamo coscientizzato quello che è avvenuto nel battesimo. La nostra vita non è più una vita battesimale, è una vita umana, è la vita vecchia che è coperta dalla patria del battesimo, ma intimamente siamo ancora pagani. È vero che il battesimo ha messo una radice dentro di noi, e questa radice è sempre feconda, però il peccato che abbiamo abbandonato rivivisce in noi e non matura in noi la coscienza di essere uniti a Cristo, di vivere la vita di Cristo. Non è chiaro in noi questa unione nuziale con Cristo Signore, non è chiaro in noi l'intimità divina, l'essere creature nuove, l'essere figli di Dio, non più ospiti pellegrini, ma familiari di Dio, essere figli della casa del Padre. Tutti siamo la sposa di Cristo, e questa realtà che deve essere coscientizzata in noi. Per cui dice qui il Vangelo,
chi possiede la sposa e lo sposo, l'amico dello sposo che è presente all'ascolto esulta di gioia alla voce dello sposo e gioisce quando vede la sposa che va dietro allo sposo. Ci crediamo noi la sposa del Signore? Viviamo la nostra vita cristiana come una vita nuziale, nella fedeltà e nella fecondità? Perché questo si richiede dalla sposa, che resti dalla casa dello sposo. Dimentico, figlio, la casa di tuo padre e di tua madre, al re piace la tua bellezza. Viviamo la vita divina dentro di noi, nella fedeltà allo sposo, nella fecondità, perché una sposa che non è fedele viene buttata fuori, perché una sposa che non è feconda viene disattesa. La nostra vita battesimale, la nostra vita cresimale è una vita nuziale che noi dobbiamo sentire e vivere. Questo è il ricordo del battesimo, il ricordo delle nostre nozze. Questa è la grazia del battesimo: essere illuminati dalla luce di Cristo, portare il nome di Cristo e vivere la vita di Cristo, degne spose dello sposo divino. E allora lui che a Cana, quando tutti i commensali sono la sposa, si presenta come lo sposo e cambia l'acqua in vino, e tutti tracannano il vino nuovo, che è il vino dell'amore, e gli occhi si aprono e vedono, riconoscono Cristo, lo sposo divino, mentre Maria, nostra madre, lì presiede la nozze. Fratelli e sorelle, questa realtà velata nel Vangelo, dobbiamo viverla intensamente. Allora la nostra vita cristiana ha sapore, altrimenti diventa scipita, incomprensibile. Noi tutti siamo sposati e lo sposo è uno. Il matrimonio è soltanto un'ombra, un segno del vero matrimonio. Il vero matrimonio è quello che il Padre celebra in questo mondo tra suo figlio e tutta l'umanità che è chiamata le nozze. E questo cammino sarà concluso in cielo, come dice l'Apocalisse, quando la sposa scenderà dal cielo, la nuova Gerusalemme, tutta vestita di bianco, mentre gli angeli osannano, ecco la sposa dell'agnello. Ed è là che lo spirito e la sposa gridano: vieni Signore Gesù, Maranatà, vieni o Signore, vieni o sposo divino a prendere possesso della sposa. E l'agnello divino siede nel mezzo, lì non c'era più non ci sarà più sole né luna, ma è lo splendore dell'agnello che illumina tutto il cielo, illumina tutta la sposa. Ed è lì che si canta e si incanterà in eterno: le nozze sono quelle, le nozze definitive. Ma già fin da questo momento noi viviamo in questo clima nuziale. La nostra vita dovrebbe essere un canto nuziale, un canto che si sprigiona nel cuore con la preghiera, ma un canto che si sprigiona nella vita con le opere degne dello sposo, nella fedeltà a lui, nell'amore verso di lui, nella fecondità di opere buone, perché questo vuole il Signore da questa sposa. Questa mattina noi vogliamo chiedere al Signore di comprendere questa verità e di vivere questa verità. Scendiamo ancora una volta, fratelli e sorelle, alle acque del Giordano. Lasciamoci lavare da Cristo Signore, è là che Lui battezza. Ma poi lasciamoci rivestire delle vesti nuove, delle vesti nuziali,
Lasciamoci illuminare dalla luce di Cristo, la luce della verità. Lasciamoci mettere nel cuore lo Spirito Santo, che è l'amore, la consegna dall'amore, e lasciamo che a momenti questo Gesù, agnello immolato, scenda dentro di noi e unisca lo sposo, la sposa allo sposo, perché questa sposa diventi unità con lui, perché questa sposa diventi bella in lui e possa essere presentata al Padre. E la realtà cristiana che abbiamo dimenticato, e la vita cristiana che diventa sciatta, perché non è su questa verità, sulla coscienza di questa verità che si poggia. Fratelli e sorelle, rientriamo in questa verità, e la verità ci renderà liberi da tutto ciò che ci opprime. La verità ci illumina, la verità ci unisce a Cristo Signore, che è verità stessa, e noi saremo il popolo nuovo, il popolo consacrato. Noi saremo la sposa dell'agnello e vivremo cantando in mezzo alle difficoltà della vita, per andare incontro allo sposo. Allora la morte si colora di bianco, non di nero, perché è l'ingresso nell'eternità, è l'incontro definitivo con lo sposo, è l'immissione nel cielo, dove gli angeli e i santi cantano, e cantano per noi l'unione della sposa con lo sposo. Fratelli e sorelle, questa è la vita cristiana. Non perdiamo la coscienza della vita cristiana, ma viviamola intensamente, cantando il nostro canto di amore allo Sposo Divino che ci ha scelto, e ricordando così il battesimo del Signore in questa vigilia del battesimo, ricordando il nostro battesimo in Lui, viviamo il nostro battesimo in intensità e vedremo i frutti di questa vita. O Signore Gesù, ti preghiamo in questo momento di mandarci il tuo Spirito, di darci il tuo amore, quell'amore che tu hai dato a noi nel Santo Battesimo, perché l'amore ci trasformi ancora e ci faccia sentire che tu sei lo sposo e noi siamo la sposa. Spirito di amore, che scendesti in noi nel Santo Battesimo, che iniziasti in noi la vita nuova. O Spirito divino, che nel Santo Battesimo ha iniziato l'opera di deificazione della creatura, di cristificazione di coloro che sono stati immersi nelle acque. O Spirito Santo, vieni ancora in mezzo a noi, vieni dentro di noi e rinnova la grazia di questo battesimo, rinnova la coscienza di essere la sposa di Cristo, Signore.